Sarà un'antologia dell'ottimismo, spettacolo di e con Debussy e Jabon Vrena ad aprire il Festival in Teatro di Polverigi il 24, 25 e 26 giugno. Ottimisti comunque, dicono gli organizzatori, che hanno presentato la tre giorni. A causa delle risorse limitate alla cultura, il Festival delle Arti Performative Contemporanee, che vede coinvolti 40 artisti, avrà una cadenza biennale. L'obiettivo è mantenere alta la qualità e il respiro internazionale di In Teatro. Legami è il tema attorno cui si snodano spettacoli e rappresentazioni, i legami che i giovani attori in scena stabiliranno con il territorio e il pubblico. Noi non smettiamo di essere ottimisti perché pensiamo che il lavoro artistico, quando è di livello, quando è competitivo a livello non solo nazionale ma anche internazionale, ha grandi potenzialità anche economiche di relazioni con altri settori produttivi. E crediamo quindi moltissimo negli artisti che lavorano con noi, che lavorano tutto l'anno con noi. La tradizionale manifestazione di Polverigi rappresenta quella produzione teatrale e culturale di qualità che la regione intende sostenere, ha detto l'assessore Marcolini. La cultura può diventare anche fonte di reddito e di occupazione qualificata, se invece, come dire, la limitiamo al semplice diletto, è chiaro che di fronte a una scelta tra un settore fondamentale dei servizi sociali, la cultura verrà sempre interpretato come un settore che dissipa risorse anziché metterle come investimento. Noi siamo convinti che a certe condizioni, con rigore, invece la produzione culturale sia trattabile come la politica industriale oppure come la politica delle infrastrutture.